La seduta è convocata in relazione ai tragici fatti verificatisi questa mattina al Tribunale di Milano. È con grande commozione che prendo la parola in questa seduta particolare, straordinaria, convocata dopo l'assurda vicenda accaduta questa mattina al Tribunale di Milano. Siamo qui per onorare la memoria di Fernando Ciampi, giudice probo, rigoroso, intransigente, un altro magistrato, l'ennesimo magistrato, caduto nell'esercizio delle sue funzioni. Esprimo la solidarietà alla magistratura, in particolare a quella milanese. Esprimo al contempo solidarietà ai feriti, ai familiari dell'avvocato Lorenzo Clari Sappiani, che sta svolgendo l'importante funzione di testimone, e a quelli dell'altra vittima, Giorgio Erba, prendendo parte al loro terribile dolore. Dolore tanto più lacerante, in quanto gli assassini si sono consumati in un luogo, come ha ricordato il vicepresidente Legnini, dedicato al rispetto della legge e all'affermazione della giustizia. Gli inquirenti che indagano sui gravi fatti di quest'oggi faranno luce piena sulla dinamica dell'accaduto, accertando eventuali falle nel sistema di sicurezza e rispettive responsabilità. Spetterà poi ai vertici degli uffici giudiziari di Milano e al Ministero della Giustizia, in qualche modo anche a questo Consiglio, prendere i dovuti provvedimenti perché simili fatti non possano ripetersi. Ai servitori dello Stato, come a tutti, va assicurato il massimo possibile di sicurezza. Attraversiamo tempi caratterizzati da grandi difficoltà. Alle minacce della criminalità e della mafia si sono unite quelle del terrorismo internazionale. La crisi economica che si protrae da anni ha fatto aumentare le tensioni sociali. I magistrati, come responsabili di altre funzioni, sono sempre in prima linea e ciò li rende particolarmente esposti. Anche per questo va respinta con chiarezza ogni forma di discredito nei loro confronti. La società democratica, per sua natura la società democratica, aperta e accogliente, è vulnerabile. Alle insidie criminali lo Stato, il nostro Stato, risponde con fermezza, sempre nel pieno rispetto delle garanzie costituzionali e dei diritti dell'uomo. Mentre piangiamo i nostri concittadini rimasti vittime di una violenza insensata e chiediamo che venga garantita la sicurezza di tutte le persone, ribadiamo oggi qui, con questa seduta, la nostra fiducia nella forza della legge, della giustizia e dell'ordinamento democratico. La seduta è tolta.